Abruzzo e la Puglia, su quella che poteva essere un'ipotesi di una candidatura UNESCO per i tratturi e la civiltà della transumanza. Si pensava già a una doppia candidatura di tipo materiale. Oh, chi deve aderire, stiamo allestendo due segreterie. Una sarà seguita da OML per le associazioni, il GAL seguirà invece quella più strettamente territoriale dei comuni, per cui con delle delibere i comuni hanno già aderito, come dicevo all'inizio, al progetto. Nel 2009 finivano anche i piani e la programmazione del leader e chiaramente con la mancanza di finanziamento abbiamo continuato solo l'operazione con l'ufficio UNESCO di Roma per capire se avevamo delle chance e se avevamo delle possibilità reali per arrivare a formulare materialmente un'ipotesi di progetto. Questo tempo è stato necessario ed è stato anche utile perché abbiamo maturato l'idea di una triplice candidatura, per cui oltre alle candidature immateriale per UNESCO si è vista così l'opportunità di avere anche una candidatura agli itinerari culturali presso il Consiglio d'Europa. Non a caso le persone che sono venute a fare la transumanza del 2010, tra le truppe televisive c'era proprio quella dell'Unione Europea che è venuta a filmare materialmente la transumanza che abbiamo fatto, quella tradizionale, storica, della famiglia Colandulo che si fa ancora in Molise, da San Marco in Lamis a Frosolone. E questo filmato adesso è sia nella biblioteca, nella videoteca dell'Unione Europea per le attività agropastorali e presso l'Euro a Roma al Museo Etnoantropologico del Ministero dei Beni Culturali. Quindi diciamo un primo approccio a quella che doveva essere una dimensione non locale ma di tipo europeo, internazionale, sotto questo aspetto l'abbiamo raggiunto. Nel frattempo è maturato proprio l'iter e quindi come far partire materialmente tutte le iniziative e tutte le attività per arrivare poi a formulare la candidatura. E diciamo che da quello che era un aspetto di tipo culturale è diventata ancora più importante perché si è andata man mano aggiustando quella che doveva essere la candidatura immateriale, perché si è passata anche a un discorso di paesaggio e di paesaggio agropastorale, per cui la candidatura immateriale ha avuto un tipo di salita, di miglioramento dovuto al fatto che all'aspetto culturale si aggiungeva questo aspetto più agropastorale. Questo che cosa voleva dire? Per noi è un successo unico perché voleva dire non solo valorizzare un itinerario, quindi un percorso tratturale, ma voleva dire valorizzare tutto ciò che c'è attorno, aziende agricole, prodotti, paesaggio in senso molto stretto della parola, e quello che poteva essere la valorizzazione di alcuni borghi proprio sopra il tratturo si materializzava con questa nuova formula di candidatura. La parte tecnica che poi ci dava maggiore sicurezza a tutto questo è che all'interno del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali c'è questa unità UNESCO che lavora solo a questi aspetti. Presi i dovuti contatti, nell'arco di un 4-5 mesi, stiamo lavorando dagli inizi dell'anno, siamo arrivati finalmente a quello che è il passo 1, non 0, la lettera. Quindi oggi materialmente con un protocollo anche numericamente rotondo, perché è un protocollo numero 250, materialmente parte questa lettera. L'altro aspetto positivo è che il partenariato si è ampliato e quindi la candidatura non è diventata poi solo una candidatura italiana, ma come poi ci spiegherà più nei dettagli
l'ingegner Banini, è diventata una candidatura di tipo internazionale, perché si sono collegati al progetto altri partner stranieri, tra i quali la Grecia, che su questo tipo di candidatura immateriale non ha nessuna proposta ancora presentata. Quindi c'è questa ulteriore forza dei partner stranieri che, appoggiando un'unica candidatura, avrebbe, diciamo, un percorso più corto, più breve nel tempo, e forse anche facilitato da questo aspetto di avere questi amici dell'Europa. Per cui il partenariato a tutt'oggi costituito è formato dalle 5 regioni italiane, perché si è aggiunta la Basilicata e la Campania. Tra l'altro, con queste due riusciamo ad aprire anche l'altro lato che viene sul Pescasseroli di Candela. E si sono aggiunte queste regioni europee che, diciamo, in ordine geografico, partendo da sinistra rispetto all'Italia, per la Spagna abbiamo le regioni Castiglia e Leone e Asturias. Per quanto riguarda il Portogallo abbiamo Proraia e Beira Norte, che sono le regioni immediatamente a confine con la Spagna. In Francia abbiamo Pacà e Rhône-Alpes, per arrivare in Svezia con la Lapponia svedese, ormai mitica e famosa, la Transumanza delle Renne, che abbiamo fatto insieme alla Transumanza Bovino nel 2009, Molisane, quindi c'è già questo gemellaggio con loro. La Grecia con la regione di Tessaglia, che praticamente hanno questa strada sulla quale faranno la transumanza, la faremo ad ottobre di quest'anno, che va lungo l'antica via Ignazia, e che è poi quel pezzo di ricollegamento di quel cammino che veniva, di quei cammini che venivano e da Santiago di Compostela e da Mont Saint-Michel, che poi arrivavano praticamente sul Gargano a Monte Sant'Angelo, per poi proseguire verso Gerusalemme. Quindi c'è anche questa ulteriore opportunità, con questo passaggio in Grecia, di poter collegare idealmente questo itinerario. Fatto un po', diciamo, il quadro generale del progetto, io lascerei la parola all'architetto Gaetano Cantone, che introduce invece i contenuti un po' più specifici, che portano poi al tema del convegno di oggi, cioè come rivitalizzare, quali sono gli aspetti sui quali bisogna lavorare in un progetto che è già di partenza decennale. Infatti la scadenza che gli abbiamo dato, proprio perché queste candidature portano un po' di tempo, specialmente la materiale, prima di 5-6 anni non avremo una risposta precisa alla candidatura materiale. Quindi 6 anni, quella più lunga, quella più corta dovrebbe essere intorno ai 2-3 anni, per avere una idea di candidatura europea dovremmo essere intorno ai 2-3 anni anche per questa terza candidatura. Questo è un po', diciamo, ripeto, lo scenario. Cedo volentieri la parola all'architetto Gaetano Cantone, che introduce e ci spiega come dobbiamo lavorare questi 10 anni. Grazie.